Amici di Mistinader Original, bentornati ad una nuova puntata di Gossip Teen. Io sono Carlotta ed insieme a voi scoprirò tutti i gossip e le curiosità relative alle nostre miss. Oggi, in compagnia con me, in studio, abbiamo Alice, che è la vincitrice della fascia televisione del 2018. Ciao Alice! Ciao a tutti! Ciao Carlotta! Come stai? Bene, tu? Tutto bene, grazie. Insieme ad Alice abbiamo anche Mara. Mara è una finalista di diritto del 2021, in quanto si era classificata per rientrare nella finale del 2020, ma a causa Covid non siamo riusciti ad averla con noi. Quindi lei di diritto è già una finalista, però sta qui per ambire la fascia di Gossip Teen. Ciao Mara, come stai? Ciao, tutto bene, voi? Tutto bene, tutto grazie. Bene, grazie. Che ci racconti? Che stai facendo in questi giorni? No, in questi giorni sinceramente sono piena di studio. Sto studiando tantissimo perché ho tantissime interrogazioni e verifiche. E anche ieri ho fatto un esame e è andato molto bene. E quindi niente, essendo che siamo anche in zona rossa e nel mio paese, approfitto per studiare. Allora Mara, sei pronta? Sei carica e emozionata per questa puntata? Prontissima. Allora direi di iniziare subito. Va benissimo. Allora, ci hanno detto che sei molto ansiosa e che hai un tic. Vuoi raccontarci tu qual è questo tic che hai quando sei sotto stress e robe varie? Va benissimo. Allora sì, è vero, sono una persona molto ansiosa, tanto. E questo tic che ho quando sono agitata, emozionata oppure ansiosa è di toccarmi i capelli continuamente. E questo, però ce l'ho da quando sono piccola. Ma ci puoi far vedere com'è questo tic? Cosa fai con i capelli? Sì, vabbè, faccio così, faccio tipo dei boccoletti. Ma in quali occasioni ti capita di essere ansiosa? Come mai? Quali sono le più frequenti? Le motivazioni per cui sono ansiosa? Sì, le principali. No, vabbè, le principali solitamente sono soltanto la scuola, lo studio, ma se no, più che altro questo. Okay. Quando devo fare una verifica, un'interrogazione importante, mi viene l'ansia. Certo. E i professori si sono mai accorti di questo tuo tic? Ti hanno mai detto qualcosa? Sì, una volta una professoressa mi toccava i capelli continuamente perché ero appunto agitata e si è arrabbiata e mi ha fatto legare i capelli, mi ha fatto fare la coda e appunto proprio perché mi toccavo i capelli continuamente le dava fastidio. Pensate, mamma mia. Restando però sempre in tema capelli, ci hanno detto anche un'altra cosa, che hai un'altra piccola ossessione, quella di controllare sempre le doppie punte. Esattamente, proprio così. Infatti ho sempre avuto questa ossessione delle doppie punte, nonostante mia mamma fa la parrucchiera, però è più forte di me, cioè ho proprio questa ossessione delle doppie punte. Ad esempio anche al mare ho sempre prodotti per i capelli, perché ho proprio un'ossessione per le doppie punte. Ma oltre a curarti i capelli con i prodotti, vai lì proprio con le mani a staccartele? Sì, alcune volte sì, viene proprio quella cosa che se vedo una doppia punta o la taglio oppure la stacco. Noi Mara sappiamo, perché ti conosciamo, ci siamo già conosciuti in passato, che tu comunque hai la passione per la moda e ci è stato anche riportato da tantissimi tuoi amici. E che da grande vorresti proprio fare la modella. Ma com'è nata questa passione? Noi ci siamo sempre chiesti. Allora, questa passione è nata perché mia mamma, quando io ero più piccolina, a circa l'età di 6 anni, pettinava sempre le modelle nei concorsi di bellezza oppure a sfilate di moda. E da lì ho sempre detto che avrei voluto sempre intraprendere questa strada. E infatti così è stato, e ho iniziato a 13 anni e adesso sto continuando e sto cercando di migliorare, e però mi piace molto questo mondo, diciamo. E qui in questo concorso di Miss Teenager ti sei iscritta alla categoria di moda?
alla categoria di moda, ma anche di recitazione, perché l'inverno scorso ho fatto un corso di recitazione nel mio paese e l'ho fatto per alcuni mesi ed è stato molto bello. Ok, beh, fai conto che qui con noi abbiamo Alice, che lei frequenta proprio l'accademia di recitazione, no? Sì, proprio così, e infatti ti consiglio, se ti piace realmente la recitazione, di coltivare questa tua passione e magari di anche tu disegnarti in una scuola o un'accademia di recitazione. Certo, va benissimo, cercherò di migliorare e cercherò anche di continuare questa strada facendo delle scuole o comunque dei corsi. Allora Mara, la puntata di oggi finisce qui, noi siamo state contentissime di averti qui con noi, quindi grazie. Ti mando un bacio grande e ci rivediamo presto, magari proprio in un'altra puntata di Gossip Teen. Va benissimo, grazie mille. Ciao Mara. E saluto anche te Alice, perché anche la nostra avventura di oggi finisce qui, ma sei sempre la benvenuta, quindi grazie. Quando vuoi puoi ritornare anche senza invito. E saluto anche voi da casa e vi mando un bacio grande e vi ricordo di restare collegati per una nuova puntata di Gossip Teen. Ciao a tutti!